Progetto Medless, un Interreg 2007-2013, ha come obiettivo proprio lo stile di vita mediterraneo. Noi come amministrazione siamo rimasti contenti, ma soprattutto entusiasti di questo progetto. Infatti lo sviluppo del progetto ha visto l'interessamento delle scuole, l'interessamento dei bambini. Abbiamo organizzato road show, abbiamo organizzato meeting, convegni proprio sullo stile di vita mediterraneo, perché ci siamo accorti che attraverso un'indagine abbastanza capillare nelle scuole e negli ambienti anche familiari, purtroppo il tasso dell'obesità è di molto elevato. Questo sia a livello di bambini, sia negli adolescenti, sia nei giovani. Quindi noi abbiamo cercato attraverso questo marchio identitario, questo marchio di qualità Medless e soprattutto dei prodotti che vengono poi rappresentano il paniere per quanto riguarda la dieta mediterranea, debbano essere consumati e tutte le aziende che parteciperanno dovranno portarle sulle tavole e soprattutto i bambini in età adolescenziale che sappiano cosa mangiare, come mangiare per evitare patologie ben più gravi che portano come effetti collaterali dall'obesità. Vi è questa forte necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica, diciamo, allo stile di vita mediterraneo, e questo è il messaggio e l'obiettivo principale di questo progetto internazionale con i partner greci, che vuole lanciare praticamente il messaggio di utilizzo di cibi locali, di cibi salubri, di cibi sostenibili, e quindi chiaramente partire, perché no, anzi è necessario, dalle nuove generazioni, per cui dai ragazzi. È un progetto che prevede la creazione di un circuito, Medless appunto, che vede all'interno di questo circuito non solo le istituzioni, ma in modo particolare le imprese che del mondo dell'enogastronomia, del mondo della cultura, del mondo dell'artigianato, del mondo del benessere, delle associazioni ambientalistiche, proprio perché è uno stile di vita. E chiaramente per stile di vita si intende anche quello del mangiar bene, mangiar sano, e da qui partiamo con l'attività di sensibilizzazione e di informazione, soprattutto ai più piccini e quindi ai ragazzi, nel cercare appunto di non seguire le mode soprattutto americane del fast food, del street food e quant'altro, che chiaramente per quanto riguarda la salute crea seri problemi.